Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi siamo in partenza. Abbiamo appena lasciato l'hotel e ci stiamo dirigendo verso il lago di Carezza. C'è una bellissima leggenda che avvolge appunto la storia del lago di Carezza. È un po' rovinato adesso perché dopo la bufera che c'è stata qualche anno fa qui in Val di Fassa, Val di Fiemme, la zona qui del Trentino, sono stati abbattuti diversi alberi, però rimane comunque un posto meraviglioso. Ci vediamo più tardi per le immagini del lago. Ciao. E questa è la meraviglia del lago di Carezza con la catena del Latemar che si specchia nelle acque verdi stupende del lago. Ecco il Santino ed ecco Alice ed ecco Ecco Kira. la Kira. Signora. Qui ancora un piccolo scorcio del lago preso da un'altra visuale. Siamo con la mascherina perché nonostante siamo all'aperto, ci sono veramente tantissime persone e in molti casi non si riesce. Quando la stradina, il sentierino diventa stretto, è difficile mantenere la distanza di sicurezza. Quindi meglio tenere la mascherina anche se siamo vaccinati Bella. col Green Pass, ma le precauzioni non Bella. sono mai troppe. Ecco il lago laggiù. Eccoci qua. A dopo. Il bello di questo percorso attorno al lago di Carezza, che è lì, è che ci sono tantissimi punti di riposo, tantissime panchine, alcune naturali e alcune come questa di legno. È il posto preferito di Alice. Là c'è il lago. Là sotto si riposa volentieri anche la Kira. Vero Kira? No, la Kira vuole già ripartire. Allora pronti, si riparte. Via, ce l'andate. Ecco, mi sono dimenticata di dirvi, per chi non lo sapesse, che il lago di Carezza non è in provincia di Trento dove noi siamo Stanziale e Predazzo, ma è in provincia di Bolzano, quindi qui siamo in Alto Adige. E si parte. Eccoci qui, il nostro giro al lago di Carezza è terminato. Ci siamo fermati a mangiare un boccone. Io ho mangiato una zuppa di goulash favolosa. Alice si è accontentata di un panino. Poi ha comprato il barattolino mucca. E il Sontino invece si è preso un tagliere con ogni ben di Dio. Speck, anche le patatine. Speck, formaggi, tutti i posti tipici, posti, piatti tipici, prodotti tipici. Ecco, l'unica cosa c'era veramente troppa gente che girava, però Non riusciamo a d'altronde fermarsi qua. la bella giornata meritava, era prevedibile. Adesso ci fermiamo un attimo qui Sono io a fare mu. e concludiamo la passeggiata. Un abbraccio e un sorriso a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao.